Una serata unica quella proposta da Ice Verbania all'Hotel des Îles Borromées di Stresa, dedicata al vino perpetuo, quello che nel 1700 ispirò il mercante inglese John Woodhouse per la creazione del Marsala. Prima un docufilm dedicato a chi ancora oggi produce questo particolarissimo nettare di bacco. Siamo tra le vigne della Sicilia occidentale, in provincia di Trapani. E poi la degustazione di quattro di questi vini nuovi dalla memoria antica. Abbiamo letto su un giornale che c'era un film che parlava di quattro produttori siciliani. Noi che abbiamo fatto parecchie serie di film sul vino in Cineforum, eccetera, siamo andati a vedere cos'era. L'abbiamo visto, nel giro di 10 minuti di film abbiamo detto qui ci vuole una serata, e così è nata. Ma la cosa più bella è che tutti ci hanno detto finalmente qualcosa di diverso, e sicuramente di diverso perché parliamo di vini ossidativi. Ma cos'è il vino perpetuo? Il perpetuo è un vino legato a un'antichissima tradizione siciliana, il vino che producevano e conservavano per le grandi occasioni della famiglia. Quindi ne prelevavano una piccola parte ogni anno per le occasioni, e poi questa parte che veniva prelevata veniva rabboccata con l'anno dell'annata. Si creava così un vino sostanzialmente perpetuo, la cui origine poteva risalire anche a un secolo prima, e quindi tutte queste annate creavano un vino senza annata, cioè una cuvée, diciamo così, che era proprio il tesoro della famiglia, e il vino con queste caratteristiche ossidative veniva usato nell'occasione. Quando sono arrivati gli inglesi, proprio per motivi di trasporto e anche un po' di sicurezza e di conservazione, hanno iniziato a fortificarlo ed è nato il Marsala. Come nasce il vostro vino? Nasce da una tradizione lunghissima, non te lo so dire esattamente quando nasce, diciamo effettivamente. E io personalmente sono tornato 25 anni fa, dalla Spagna mi sono ritrasferito in Sicilia per riprendere questa vecchia tradizione che era stata interrotta non solo da noi ma praticamente da tutti i produttori. Io sono figlio d'arte, con la differenza che mentre i miei nonni lo facevano a livello più industrializzato, diciamo che noi siamo tornati proprio all'artigianalità, quindi alla campagna. Che cosa ti ha colpito della storia di questo vino? Mi ha colpito particolarmente il legame che c'è da una parte con la storia, ma dall'altra la visione verso il futuro, nel senso che loro sì, chiaramente stanno recuperando una tradizione, ma l'hanno reimmaginata.